Benvenuti a tutti, signori. Buonasera. Come state? Io molto bene. Molto bene. Molto bene. Adesso vi spiegherò perché, ma aspetto che arrivi qualcuno. Aspetto che arrivi qualcuno, così vi racconto. C'è Biel. Passato bene il fine settimana? Siete bene? Tutto a posto? Nella vita? Nella famiglia? Gli affetti? Il lavoro? Oh! Judge Julie Slayer! Spero. Buonasera, benvenuto in questo canale che tratta tante cose carine. Spero. Benvenuto, benvenuto, buonasera. Partiamo. Sono contento perché ho trovato un'immagine guida, un'ispirazione. Ero disperato la settimana scorsa, vi dirò la verità, ma da stasera inizia una new cazzo franz. Questa è. Allora, sfogliando questo libro. Buonasera, Marika. Tutto bene? Seta. Di Alessandro Brarico, illustrazioni di Rebecca Dotremer. Se così si può dire. Buonasera, Toriganza. Noi allora, mi è piaciuta tantissimo la composizione di questa illustrazione qua. Io ho detto, perché non farla nostra? E stasera non partiremo da zero, perché già ho fatto qualcosina. Però, raga, a me piace come progetto. Mi piace, mi piace. Tutto tutte le manine. Le manine le fa molto simili a come le faccio io. Cioè, sono tutte lunghe, brutte, belle. E via, si parte. Penso che l'originale sia matita e basta. Non ne ho idea. Se la signorina Dotremer se così si dice, non sono un francofono. Per caso, chissà, vai a sapere. E così partiamo, che dite? Mi perdonerete per la situazione cam cose. Perché niente, lo prendo un po' di sbieco perché è un po' più grande rispetto al solito, perché mi sono messo il leggio qua davanti per guardarmi bene il disegno, per vedere bene come fa. Però almeno si vede, spero abbastanza bene. Poi se volete uno zoom nel trascorso della serata me lo chiedete, io ve lo faccio senza problemi, senza pensieri. Sto già sbavando tutto con la mano questa parte di disegno qua. Mi arrangerò. Dopo comunque questo è il primo, diciamo, bozzo, poi dovremmo tornarci su per vedere tutti chiaro, scuro, luci e ombre. Buonasera Rosa, buonasera. Questo
Quindi sì, non ce ne frega niente, anche se si sbava un po'. Non ci resta che iniziare. E non vi nasconderò una cosa. Signori cari, disegnare con il microfono in mezzo e non potendo stare così, perché devi mostrare la faccia, è un po' più difficile. Non dico che è un casino, ma che dico che è un po' più difficile rispetto a disegnare senza tutti sti accrocchi maledetti. No. Bisogna, cioè, ve lo dico sempre, è un momento che condividiamo, non lo so, che vi condivido. Condivido con voi. Se non volessi farlo, non lo farei, però possiamo, lo facciamo. Volentieri. Mi mancava un disegno esteso, con più soggetti, con un po' più complesso del solito, no? Un po' più di complessità, dai, sempre le solite cose, concentrazione su singole entità, basta. Hanno rotto le palle, dai. Venire. Chissà chi è il signor Judd Judy. Chissà se lo conosco. Chissà. Mi senti molto poco? Scusate, è sempre un casino stare vicino, appresso al microfono. Mi dimentico sempre. Poi devo sempre starci molto vicino perché voi sentiate. I livelli sono come la volta scorsa, spero di non aver toccato nessuna manovella. Buonasera Roby Rev, tutto a posto? Grazie, perfetto. Così. Questa è la vita. L'unica cosa brutta della gomma matita è che per irrigidirla l'hanno riempita di. Non so cosa sia, ma è tipo una polverina. Un riempitivo della gomma naturale. E rimane spesso sul foglio se non la porti via bene. E poi la senti sotto la matita che te la consuma in maniera strana. Non so se mi capite. Vi è mai successo? No, non ti preoccupare, Toriganza, avevo solo bisogno di un po' di precisione nel cancellare. Ma quando posso non la userò la gomma matita. Straordinario strumento cancellifero. Scusate se stocchino, ma ho bisogno di vedere. Non so quanto grande sia, quanto sarà. Quaranta per
Non lo so. Poi me lo misurerò. Però mi piace, mi piace. Mi ci sono buttato a capofitto e volentieri. Quindi vorrà dire che finirà altrettantamente. Questa polverina maledetta. Mangia la miseria. Che poi ti va sulla matita della consum. Lasciamo perdere. Questa falange è troppo lunga. Facciamo così. Ditemi un po'. Vi garba come faccenda questa l'originale? Cosa ne pensate? Ne vale la pena? Poi ovviamente sarà diverso. Non copiamo mai. Prendiamo spunto. Vero? C'è questo indice che è oblungo da morire, ma chi se ne sta rotto. Turiganza, cosa stai facendo? Mi prenderesti un succo? Per cortesia, che non vorrei abbandonare tutti già dall'inizio così. Ti ringrazio molto. Grazie a Triganza. Triganza ci ha fornito anche la gomma del futuro. La conoscete? Siete nuovi del canale? La conoscete? Gomma rotativa, la gomma RX7. Scusate, cincina la vostra. Poi nell'illustrazione originale lei riempie il fondo, lo inscurisce con la matita. E fa quelle cose dei bambini, proprio i trattini, proprio le righe di trattini tutte precise. Non so come faremo noi, visto che è un lavoro abbastanza noioso, magari lo delegherò al Pietro del futuro che non è in live e che quindi non ha paura di annoiarvi. Vedremo un po', perché secondo me ci vuole comunque un fondo un po' più scuretto. Vedremo come farlo. Vedremo un po' come farlo. Perché così col segno della matita non mi piace da morì. Se posso.
Non ho saltato. E ho usato una carta ovviamente un po' più liscia, un po' più adeguata alla matita. Qua sta proprio andando via di brutto. Sono quasi indeciso. Forse mi prendo un foglio da coprire queste cose. Da mettermi sotto. No, facciamo tutto quanto. Dispiace per chi arriva tardi e non vede, ma poi lo mostrerò. Ok, allora. Non riesco a capire cos'è questa cosa qua. Noi la facciamo lo stesso. Oppure andiamo avanti con il tipo. Allora. Qua c'è una manina che esce e porge una tazza di tè. Poi vi informerò meglio riguardo questa illustrazione e il libro in generale quando avrò tempo di. Che tra l'altro penso che questo libro me l'abbia regalato Rosa Nicolini. Se non ricordo male. Cosa volevo dire? Non mi ricordo. Cazzi mia. Vedremo. Solito in Splatipus 12360, fatti di cazzi tua. Se si comprano i followers, sei messo male. Poi puoi stare anche a 5, però. C'hai i tuoi, no? Affezionados. Si spera.
Chissà cosa ne uscirà. Così, senza né leggere né scrivere, penso che lo lascerò a matita tutto, però l'andrò a sicurire molto di più. Penso ci perderò un po' di tempo con i chiaroscuri a matita. E poi vedremo. Poi si vedrà. Vi ripeto per chi è arrivato da poco che stiamo prendendo spunto da un'illustrazione della signorina Rebecca d'Otremer nel libro Seta di Alessandro Baricco, e questa signorina Rebecca, illustratrice. Questo è quello che finora abbiamo fatto. Un po' io nel pomeriggio, un po' adesso stasera. E vediamo. Vediamo un po'. Dopodiché. Sono le mani del tipo nel quale stiamo per fare il volto Momo. C'è la manica lunga, che è quello che si capisce niente. Ci sono un sacco di mani così, un sacco di cose. Bella. Mi è piaciuta tanto, mi ha colpito e via. Adesso la stiamo facendo. Tocca. Forza. Lunga, scusate, vi ho tenuto il braccio in faccia tutto il tempo, scusate, dovevo. Sono ancora un principiante delle inquadrature, ragazzi. Faccio come se non ci foste. Mi perdonerete. Vi dicevo, mi informerò un po' su questa signorina, su questa illustratrice qua, interessante, interessante, vi dirò la verità. Niente male, niente male. Mi ha colpito davvero questa, la composizione di questa illustrazione qua. E anche di, tecnicamente grandi, grandi testicles. Bei lavori davvero. Peccato che in copertina di sto libro hanno messo l'illustrazione più brutta che c'è all'interno cioè, fa scendere la scimmia alla copertina, ma l'importante è quello che c'è dentro. Questa mano fa un po' schifo.
Le nocche più che altro. Sembra un caciocavallo questa mano. Sì, dai. Cosa ho inviato a Toriganza? Ah, l'immagine. Ma non volevo metterla a schermo, sai? Grazie di averla inviata per il gentil pubblico che così se la può mandare, anzi. Se volete guardare l'originale, andate pure sul link che ha messo in chat la gentilissima Toriganza. Che devi fare? Vi sta piacendo? Vi piace? Ditemi qualcosa. È ancora acerba, no? Mi capisco. Che devi fare? Ho fatto un pensiero. Visto che il giovedì siamo sempre distrutti perché non sappiamo che fare, io toglierei la live del mercoledì. Proviamo questa settimana senza mercoledì? Che dite? Sì, quella è quella a Toriganza. È proprio quella. Proprio lei. Vi piace? Schiacciate pure sul link di a Toriganza. Così vedete un po'. Da dove prendiamo spunto? Allora, vamonos. Apro un po'.
questo diciamo che è il volto centrale. E io ci sto sopra con la mia faccia. Così dai, meglio, forse. Così mi sfido anche un po' a fare qualcosa di diverso dal solito. Non sono solito appunto a fare questo genere di cose, quindi. Magari ci a uscire da un loop che potrebbe essere anche nocivo per noi stessi. Pidocchi, scusate, un classico. No, scherzo. Poi questo signore, da buon cinesino, c'ha un cappello di quelli a falda larghissima. Non so se si vede dalla se si capisce. Lo facciamo anche noi? Ma sì, dai. Lo facciamo. Scusate. Se avete notato il particolare, poi non sapevo all'inizio se cambiare gli oggetti che questi signori e signorine avevano in mano o no. Ho deciso di fare un po' un mix, un mix. Di reinterpretarli un po'. Diciamo. Questo non so cosa sia.
Allora, poi viene un po' un casino perché c'è un personaggio con un altro personaggio sulle spalle e poi un'altra testa. Il personaggio è mascherato che è sulle spalle di questo tipo. Qua c'è quello che tiene sulle spalle quell'altro. Quindi studiamocela bene. Studiamocela bene, anche se dobbiamo cancellare un po'. Intanto a grandi linee ci abbiamo tutto. Intanto vedete, si inizia a riempire un po' la faccenda, no? Siete di poca compagnia stasera, non mi dite niente. Mi preoccupo. Scusate se fischio, ma c'ho gli urzu nella testa. Non vi offenderete se quando avrò un momento libero lo continuerò. Poi per questi, quando lo disegnavo prima era così. C'è bisogno di starci molto vicino. Quindi adesso sto definendo un po' le linee guida, diciamo, non sto, finendo niente, ecco. È tutto in divenire. Come dicono in Francia. Allora. Facciamo prima quello che sta sotto. Non lo so. Facciamo prima questo, dai, vaffanculo. E poi quello sopra che c'ha la maschera, c'ha la mano così appressa a questo qua. Dobbiamo lasciare lo spazio per le gambe. Poi qua c'è il bracciozzo. Qua finisce. Diciamo qua. Grazie a Tore Ganza, anche tu. Anche molto gentile. Troppo cortesi da parte tua. Un bacio col dito a Tore Ganza, che è sempre semper fidelis. E non si è ancora rotto cazzo dalla la situazione. Sto pensando, non sto temporeggiando per niente, sto facendo mente locale con gli occhi. Sto facendo occhio locale. Intreccio assurdo però questo. Allora c'è lui, dai, facciamo lui e basta. Lui è una lei, vediamo cosa esce. In base al nostro sistema immunitario scopriremo cosa esce fuori. Come sta il vostro sistema? Da tranquilla, Marica.
Non ti preoccupare, anzi, grazie che guardi e che ci sei. Come sta il vostro sistema immunitario, signori? Il mio è abbastanza bene. Ovviamente non ditelo ad alta voce, rispondetemi così, giusto per. Ma è importante il sistema immunitario, eh? Dicono che faccia delle grandi cose nel nostro corpicino. Soprattutto di questi tempi, brava Turiganza. Che se sternutisci tutti ti guardano male. Ti è scoppiato il router quando hai aperto il link. Ed è il primo disegno un po' più grandino che facciamo sul canale, che quindi ha un po' di problemi, perché vi spiego. Io ho un braccino che sorregge la camera che vi mostra il disegno, un po' corto, ben fatto, proprio una figata atomica, però un po' corticino per quello che serve a me. Quindi dovrò ideare qualcosa per avere che il braccio sia parallelo a quello che disegno e che io possa fare una buona inquadratura. Grazie. Ti ricordavi che mi hai regalato tu questo libro, Rosa Nick? Perché pensavo me l'avesse. Non mi ricordavo, sinceramente, che me l'avesse. Mi ricordavo che me l'avesse regalato qualcuno, non mi ricordavo chi. E a Toriganza mi ha detto che probabilmente me l'hai regalato te. Non ti ricordavi, vedi? Tanto meglio. Iniziamo a darci dei riferimenti per. Vedi? Sì, mi par di ricordare anche me, hai ragione, Turiganza. Prima non mi ricordavo. Magari c'è scritto la dedica e non ho visto. Strano, che di solito Rosa Nick mette sempre una scrittina. Brava la signorina illustratrice qua dei nostri, non lo so, non diciamo niente. E prima di dire qualcosa ci dissociamo. Vedi? Brava Rosa. Esatto, una versione mia. Cambiamo tante piccole cose che lo faranno risultare totalmente diverso. Anche se poi, appunto, la composizione è quella che mi ha deciso. Che mi ha deciso. Quello che mi ha convinto a scegliere questa illustrazione come punto di riferimento, resta quella. Io
Iniziano i cazzoni. Sta gomma fa schifo. Usiamo la mitica gomma di Atoriganza, che toglie anche l'asfalto dai... Scusate, mi ho soffiato nel microfono. Mi ho sputazzato nel microfono, scusate. Si vocifera che usino questa gomma quando fanno le strisce pedonali. Se sbagliano, usano questa gomma per, diciamo, delimitare le strisce pedonali. Eh sì, grande acquisto. Poi c'è tutto un sacchetto a Toriganza con tutti questi ricambini qua, perché lei c'ha lo stringigomma, che è questo qua. Tu ci metti questo, una volta che finisce, a parte che l'allunghi, ma poi c'hai altri gommini di riserva. C'è un sacchetto che peserà un etto e mezzo di gomme. Esatto, lo sparaflesciatore. Vi cancello il ricordo della live scorsa. La live scorsa non è mai accaduta. Perfetto. Non l'ho neanche caricata su YouTube. Ho i miei dubbi a caricarla su YouTube, la live scorsa. Vedremo come andrà a finire. Proprio non mi è piaciuta quella della volta scorsa. Ma no. Dei gusti pussas. Non sono disputato blizz. Speriamo di riuscire a far rendere il fatto che questo è... La teogonia lustrata. Che nome... Riesci a buttare un link di una roba? La Turiganzat. Probabilmente mi avevi fatto già vedere, ma non mi ricordavo. Questa mano si intreccia con l'altra che fa così. Ovviamente il filo che passava dalla... Adesso vado subito a vedere il link che mi ha dato la Toriganza. Scusate un attimo, ne approfitto per respirare un secondo. Meraviglioso. Molto interessante. Molto, molto. Molto carino. Unisce infantilismo a illustrazione professionalissima. Bello. Un attimo di pausa, scusate. Non vedo, tra l'altro, avendo il libro davanti, da quanto siamo in live. Molto bene. Tra poco vi chiederò anche un attimo di pazienza perché dovrò andare a urinare. E intanto voi
State vedendo la porzione di disegno che non sto disegnando, sto facendo qua per adesso. Vi dico un'altra cosa incredibile che sto guardando. Mi ero già appassionato, tra virgolette, in giovane età all'Attacco dei Giganti. Lo ammetto, vi ho sempre parlato male degli anime, dei cazzi. Benissimo, continuo a farlo e purtroppo mi pento di tante cose che per le quali. Bello, vero? Ma il mondo è pieno di illustratori che non ti aspetteresti mai. Ce n'è tanti così bravi. L'attacco dei giganti, vi stavo dicendo, che avevo lasciato perché mi ero rotto i coglioni, perché stava diventando troppo politico. Troppo geo cazzo. E quindi così l'ho ripreso perché ho bisogno di qualcosa che mi addormenti. Solo per quello. Vedi? Io no. Sono carini di solito quelli che. Quelli che fanno cose belle. Sono belli anche dentro, per fare delle belle cose fuori bisogna essere belli anche dentro. Vero? Sta complicando molto, eh? Devo ricordarmi che cazzo sto facendo. Sta una mano. Oh, buonasera, Blu Mamma. Si è addormentato? Il maledetto? Quindi se. Mi stai guardando perché tuo figlio si è svegliato.
E stai guardando il cellulare. Come stai? Tutto bene? Stiamo facendo una nuova cosa, un po' più complessa. Mi sei impallato Streamlabs, non vedo il tuo ultimo commento. Appena si risveglia. Vado un attimo in bagno, signori. Vi lascio con la faccenda. Arrivo subito. Merda, eccoci. Buonasera, mi sentite? È successo c'è un po' di discussione. Bene, bene. That's psych. Spero si pronunci così. I hope the pronunciation is right. Thank you so much. Thank you so much. You're so kind. A kiss with the finger. Scusa per l'inglese, sorry for my English. So bad, but the important is to create. A Torriganza adesso riderà come una maledetta. Questa è la vita. That's life. That's life.
Non si può essere tutto fare, proprio tutto fare. Da qualche parte bisogna pure. Allora. Mi devo ricordare di respirare ogni tanto. Trattengo il respiro perché se sto vicino al microfono mi sentite, ma poi mi prende anche il respiro e non vorrei alitarvi in faccia tutta la sera, capito? Torricando sei una bastarda. Quanto si struzza, ma non è... Lo spelling. Oh, Dio santo. Death Psych. Si dirà così. Thank you. Very much. Thank you so much. Oddio. Vedremo quando andrete in live voi e vi scriverà un inglese. Mi è uscita la voce da... La sapete questa... La sapete la mia... Ero molto piccolo, ero all'elementari forse, e avevo appena iniziato a studiare l'inglese. E tutta la pronuncia, le cose, no? E c'era ancora mia nonna materna al tempo. E all'epoca c'era non so che votazione di che. Continuavano a dire al telegiornale sto conclave, conclave, conclave. E io mi ero innervosito tanto perché mia nonna ripeteva sta cosa, diceva conclave, ma io visto che avevo studiato in inglese. Pensavo che la pronuncia corretta fosse conclave, capito? E quindi ho corretto mia nonna dicendo: non si dice conclave, si dice conclave. Non so, in terza e quarta elementare, non lo so. Si sbaglia, si fa. La presunzione del neofita, vero? Water è più germanica come pronuncia che inglese, no? Ti eri sbagliata di classe, magari nella classe di tedesco saresti cascata meglio. Qua si incrociano così. Disegniamo invece di spray, no. Italica, cioè water. Water. In effetti potrebbe ingannare tanti, non gli esperti di inglese come me. Surname è il cognome, si sa. Prendi per il culo, a Torrighenza. È cognome, vero? Surname? Surname. Facciamo bene questa mano qua.
Ah, anche vedi, anche Marika pensava fosse il soprannome. Puoi ingannare molti, vedi. E invece il soprannome come si dice in inglese? Voi che avete le mani libere, come si dice soprannome? Nickname. Forse? Vedi. L'ho detto appena l'hai scritto. Otto di Ganza, vedi? Che testa! Cioè, inglesista, dovevo fare inglese. AKA? Cosa? Vedi, ho già sbagliato. Chissà cosa vuol dire Lucky Clock Ne. Chissà perché ha scelto quel nick, quella persona. Lo sono sempre chiesto, non ho mai capito perché. Sì, ma perché quelle due parole senza senso prima? Ok, fin lì sì. E poi clock? Perché gli piacciono gli orologi? Ganza Epifania. Che cognome fa lui? Magari sta seguendo la nostra live. Un saluto alla Key Clock. Buonasera. Pensate. Pensate.
Non lo so, sai. Una è una fumatrice accanita, una è una che ha sbagliato misura della pipetta per fumare, una suona la chitarra mongola, una offre un tè a un'altra, perché però c'ha sopra un'altra, che è tutta una storia. Ah, lascia perdere Rosa Nick, non le capisco neanch'io, sai. Mettiti il cuore in pace, non le capirai mai. No, parlavamo di una stupidaggine. Più o meno, sì, non lo so, Blue Mamba. Non lo so, non lo so. Vedremo come andrà. Poi lei c'ha la mano sopra la testa di quest'altra. Quindi noi la facciamo prontamente prima di dimenticarci. Vedi, neanche loro si capiscono. Stai tranquilla, Rosa Nick. È normale non capire. Quindi qua avevamo sbagliato. È bello ogni tanto appunto fare cose, non concentrarsi su un soggetto singolo perché vieni distratto dal disegno stesso, no? E poi ritorni sulle piccole cose, ti accorgi, ti distrai, non sei concentrato solo sull'unica cosa e deve venire bene solo quella. È bello anche quello ogni tanto ed è comodo. Vi dirò la verità. Perché voi siete distratti da un sacco di cose da vedere e io anche. Prima le disegno, poi mi distraggo, poi ci ritorno. Mi va proprio bene. Lo facevo da un po' così. Strano. Strano così.
Potrebbe essere una delle prime illustrazioni decenti di questo canale. Speriamo bene. Abbiamo tutto il tempo per smentirci e per avvalorare la nostra tesi. Rosanica è sollevata. Molto bene. Grazie anche tu. Sempre molto. Qualsiasi situazione. Scusate, do un'occhiata a da quanto tempo siamo in live. 1 ora e 19. Pensate voi. Il contadino cerca moglie. Non lo so. Cosa pensare? Eticamente? Programma televisivo come tanti altri, solo che gioca con delle carte. Non so quale cambio moglie, sai? Naked attraction. Sì. Quando c'è, ti blocchi sempre a vedere, a guardare. Devi chiedere al moroso di Marika quanto gli piace. È rimasto folgorato da quel programma. Signor Ma Elisir della schiava. Signori, mi metto un attimo in pausa. Internazionalmente sì, il Zero of the Slave. Mi sono espresso male in inglese. Ho avuto una pronuncia tremenda perché mi sentivo un po' male a usare la pronuncia inglese che uso di solito, quella perfetta. Cioè, quando devo parlare davvero in inglese, mi viene la pronuncia di merda. Poi invece quando devo dire poi le singole parole, le saprei anche così. Cosa vuol dire DPG? Alla pagina 77 del televideo? Ah, no, molto meglio. Molto meglio. Dissing Dark Polo Gang, se vuoi dissare, cioè se vuoi rispondere a questo dissing. Dog. Cat. Cloud. Q. Quack.
Quewe, detta anche la Quewe. Guarda quanta Quewe che c'è in autostrada, ma non è... No? Dai, sfidami. Qualsiasi cosa. Fucking Peaky Blinders. Ho aggiunto. Sarebbe bello avere un accento inglese. Cioè, gli inglesi secondo me hanno un... Blue Mamba. Squirrel. Benedict Cumberbatch. Però quella di Blue Mamba è molto divertente perché ha scritto preciti. Dio, che se ce l'avranno in inglese precisamente. Precise fittibilissimamente. No? Blue Mamba, sei stronzo proprio. Invece di fast 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 ti dirò speed, che è molto più veloce. Bene. Reception. Reception. Please. Don't fuck with Pietro Zambonini, please. Ma croissant non è francese. La brioche. La brioches. Ah, ecco. Volevi vedere se ero attento. Se ero... Un test. Faremo un test. Come Giorgione. Je ne peux plus. Po. E poi lasciamo stare. Vi piace Friends? A voi? Je veux Pons? È una di quelle cose, ti darò atto di questo, è una di quelle cose che... Cioè, se non me l'avesse fatto vedere a Torriganza non l'avrei mai guardato. Me lo dividi con la verità. Ma divertente. Ti dirò. Va bene a Torriganza. Me sa più. Signori, come siamo? Volete andare a dormire? Volete ancora sparare qualche cagata? Mettiamo nell'inquadratura intanto i ferri del mestriere che riempiono un po' la scena. Facciamo una bella composizione. Ragazzi, io... che dite? Facciamo giovedì e basta? Ok. Guten Nacht. Questo è tedesco. Bonne nuit in francese. Buenas noches. Ich wünsche dir eines gute Nacht. Non posso dire solo gute Nacht. Wünsche. Vabbè. Buonanotte. Please, when you after this live, when you return to bed and you find your husband
Give him or her a kiss, please, and tell him. This is the kiss of Pietro Zammonini, the best Twitch entertainer, English speaker of the world. Lunedì, giovedì, dici bene? Dici che va bene? Il tedesco è strano forte, sì. Traduco per chi non conosce l'inglese. Tornate dai vostri cari, che sia un lei, una lui, un lei. E quando sarete a letto, dategli un bacio, dategli la buonanotte, ditegli, questo è il bacio di Pietro Zammonini, che stasera mi ha tenuto compagnia. Spero che sia così. Spero che di ricordarmi di cambiare l'orario di togliere il mercoledì, se vi va bene. Poi anche su Instagram ve lo ripeterò. Grazie della compagnia, signori. Stasera così internazionale, ma d'altronde quando il successo è interplanetario bisogna starci dietro. A Kiss With A Finger, a Kiss With A Finger anche a te, un bacio col dito. Mi si è bloccata l'anteprima, aspetto un attimo che così vi leggo tutti per darvi la buona notte. Grazie Daniel. Sei un grande Daniel. Grazie. Purtroppo stasera Daniel non mi ha fatto andare a correre. Mi dispiace Daniel. Grazie Giada e Blue Mamba per la buonanotte in coreano, penso sia. Grazie mille. Adesso ti permabannano, chissà cosa hai scritto. Già, bene. Banni tu? Banno io? Prova. Bene, signori. Un bacio con dita a tutti quanti, a voi, ai vostri amici. Grazie per la compagnia. Siete stati molto carini. E spargete la voce, ragazzi. Qua si creano cose, si fanno cose, ci si diverte. Spero. Buonanotte a tutti, signori. Brava Brumamba. State attenti tutti quanti. Ciao. Un vas grande. Ciao.